Ciao e bentornato nel mio canale e se sei nuovo benvenuto, allora iscriviti al canale per ricevere tutti i nuovi video che verranno caricati appunto nel canale. Regalami un bel like e lasciami qui sotto un commentino, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata per supportare il mio lavoro e per aiutarmi. Un like e un commentino. Allora, ti devo far vedere le nuove stoffe di Yaya Tessuti. Sono felicissima di fartele vedere perché sono una più bella dell'altra. Mi raccomando, comunicazioni di servizio. Quando io, seguitemi nei social, in tutti i social, io sono ovunque, quindi qua, ma anche su IG, su Instagram, su TikTok, Telegram, Facebook, in Facebook ho la mia pagina, in Facebook ho due gruppi che sono miei, ovunque io metto quando ci sono le live di Yaya Tessuti, perché lui una tantum, loro una tantum fanno queste live che sono strepitose perché fanno vedere magari nuovi tessuti che sono arrivati e poi solitamente ci sono anche dei buoni sconto. Quindi l'ultimo buono sconto, per esempio, è scaduto il 30 di giugno, però bisogna stare allerta perché magari da un momento all'altro potrebbe arrivare dei grandissimi sconti, che già sono scontate le stoffe, uno sconto sullo sconto, quindi meglio di così che cosa si vuole. Adesso ti faccio vedere che cosa ho scelto. I primi due tessuti sono dei tessuti che io ho scelto proprio nella live, cioè io guardando la live, lui ha suggerito questo combo di tessuti perché lui ci suggerisce, Angelo è bravissimo a suggerirci anche le combinazioni di tessuti che possono stare bene l'uno con l'altro. Quindi, per esempio, una fantasia con un tessuto in tinta unita, e noi magari ovviamente online avremo difficoltà a scegliere e io ho scelto questo completo. Allora, questo bellissimo tessuto, che forse dal video non rende l'idea, è un verde pazzesco, veramente bellissimo. È un cadì meraviglioso. I prezzi non me li ricordo perché mi ricordo che erano in sconto, però adesso non so. Comunque, puoi andare a vedere nel sito di Yaya Tessuti, poi ti dico come fare per comprare. Questo è un tessuto bellissimo, è un cadì, infatti si vede proprio che cade veramente bene. Con questo potete fare di tutto. Potete fare vestiti, potete fare pantaloni stretti, larghi, gonne lunghe, casacche, di tutto e di più. Ed è un tessuto veramente fantastico. Questo in combinazione con questa stampa che è in raso, rasatello raso, quindi rimane un pochettino lucida come possiamo vedere, che sta benissimo. Questi due colori si sposano perfettamente. Guardiamo un po'. E perché li ho scelti? Allora, il modello non l'ho ancora scelto, però dei pantaloni sì, perché questi saranno un paio di pantaloni palazzo, che sono quelli che poi uso di più, che mi stanno meglio in assoluto. E quindi pantaloni palazzo farò. E poi invece con questo una casacca. Voglio fare una casacchina, un qualcosa di morbido che cada bene, però devo scegliere ancora il modello, devo andare a guardare un po' di cose. Ma con questo comunque lo stesso, puoi fare un vestito, puoi fare dei pantaloni, puoi fare una gonna, puoi fare delle casacche e poi eventualmente puoi anche fare, ad esempio, una fusciacca dello stesso colore per allacciare in vita, per esempio, un abito e renderlo femminile ed elegante, che starà soprattutto bene anche un fisico a clessidra e un fisico a pera, perché queste due tipologie di fisico hanno la vita segnata. Altro tessuto molto molto bello è questo qui. Questo è un tessuto, come puoi vedere, te lo faccio vedere bene, uno dei miei colori preferiti. Se mi conosci lo sai che questo qui è un turchese, celeste turchese, ed è uno dei miei colori preferiti. Poi abbinato col nero e con il bianco va a nozze. Farò una blusa, magari abbinata ad una fascia turbante, e i pantaloni neri, abbinata con pantaloni neri. L'altra volta infatti avevo preso il cadì nero, che ti consiglio perché i cadì di Yaya Tessuti sono qualcosa di pazzesco e costano veramente poco. Quindi se vuoi un tessuto buono senza spendere e doverti vendere un rene,
quelli di Yaya Stessuti, perché veramente sono bellissimi. Quindi farò questo sempre come casacca, non so cosa come farla, casacca qualcosa magari con il volant. Adesso mi devo ingegnare, poi a me le idee mi vengono così, magari quando mi sveglio la mattina, quando mi addormento la sera, magari penso e poi mi vengono le idee. Scrivimi nei commenti se anche a te vengono le idee in questo modo. Un tessuto che avevo preso anche l'altra volta, la scorsa volta, però con la base rossa. Se hai visto il video e se non l'hai visto, vai a guardare perché le stoffe le trovi. Quindi se tu vai a guardare anche il vecchio mio video dove ti ho fatto lo spacchettamento delle stoffe di Yaya Tessuti, potrai vedere che c'era questa, però con la base rossa, che è bellissima. Poi sono andata nel sito, ho detto, a parte che è bellissimo il tessuto perché questo è un jersey elastico, quindi adattissimo a fare maglie, bluse, tutto quello che vuoi, insomma, vestitini per esempio anche. E questo ho visto che c'era rosa antico. Rosa antico io amo. E poi con queste rose bellissime, cioè questo disegno, rosa antico, il nero, il bianco, le righe e le rose stilizzate. Come dice sempre Angelo, nelle sue dirette, che mi fa morire, dice: questo è un quadro. Ha ragione, ha pienamente ragione. Ci sono dei tessuti che non sono tessuti, sono quadri. Quindi questo è fantastico. Se non trovi un tessuto, tu puoi contattarli tramite WhatsApp. Ti lascio giù tutti i link, sia per andare al sito e sia per contattarli via WhatsApp, ma comunque anche nel sito c'è WhatsApp, basta cliccare e comunica con loro e puoi dire che hai visto il mio video e che ti piace una combinazione, un certo tessuto piuttosto che un altro, oppure se stai cercando un tessuto particolare che ti serve per una cerimonia o per un'altra occasione, perché queste sono una minima parte, ci sono tutte le stoffe, tutti i tessuti di lino, di tutte le salse, ci sono i tessuti, so, per prendere andatevela a guardare perché sono stupende, i tessuti di cotone, stile positano, quindi col pizzo, mamma mia, cioè qualcosa di allucina, di tutti i colori, potete farvi le gonne lunghe, stile positano, i vestitini, è qualcosa di pazzesco, pazzesco, bellissimi, bellissimi tessuti, a prezzi assolutamente abbordabili. Se non trovate qualche tessuto, cercate un tessuto diverso rispetto a quelli che ti sto facendo vedere. Non ti preoccupare, vai a vedere nel sito. Se non lo trovi, puoi contattarli. Tre tessuti in voile o seta, comunque tessuti molto leggeri. E tu capirai che a me piacciono le rose, ma forse l'hai già capito. Allora, uno è questo che è pazzesco. Questo è un tessuto trasparente, vedete? Bellissimo, cioè è bellissimo. Questo tessuto è favoloso. Guarda, guardalo, guardalo. Cioè, che cos'è? Allora, con questo tessuto cosa puoi fare? Questo tessuto puoi fare sciarpe, sciarpette, vestiti, pantaloni. Ovviamente, vestiti, pantaloni, bisogna foderarli. Casacche, casacchine. Una casacchina così trasparente si può benissimo indossare con una maglia sotto. Magari se non ce l'avete potete andare a comprare di vari colori, bianca, nera, maglie basiche che con le spalline sottili si trovano ovunque, elasticizzate, comunque strette, tipo body, in modo tale che sotto vi mettete quella, siete assolutamente vestite, niente di volgare, poi sopra vi mettete la vostra casacchina. E io con questa avevo già iniziato a cucire quella con i volant, di cui se chi mi segue sa di che cosa sto parlando, quella con i volant pois, e io volevo farne altri. Ho già modificato il cartamodello perché ero più magra, ahimè, ho già modificato il cartamodello e quindi comunque sia questa la voglio fare assolutamente perché la vedo molto adatta. Ovviamente se indossate una tipologia di stoffa del genere, ricordati che la parte inferiore deve essere in tinta unita, perché se no è un guazzabuglio di roba, cioè questo non va indossato ad un qualcosa che è o di un colore che non ci sta bene, oppure di una, per esempio con le righe ci starebbe malissimo, quindi bisogna saper indossare e scegliere anche i tessuti in combo. Su questo puoi chiedere anche agli altri tessuti, puoi chiedere ad Angelo se abbinato a queste rose ha per esempio un cadì per farti dei pantaloni, oppure una gonna lunga,
oppure un vestitino. Chiedi a lui e lui ti saprà assolutamente spiegare e consigliare. Altro tessuto super fantastico, anche questo è un voile. Guardate che meraviglia che è. Sempre con le rose, dovete vederlo da vicino perché non è possibile, è di una meraviglia unica. A parte il colore fantastico, e tra l'altro adesso mi viene un'idea, qua starà bene abbinato o a un colore che ci sta benissimo con questo verde, proprio deve essere esattamente uguale, o col classico nero ovviamente, o con un rosa che sia simile a questo, quindi un rosa chiaro, un rosa antico, ci sta benissimo. Con i jeans, ovviamente, perché qua ha delle parti che sono celesti, blu, hanno parti blu, quindi questo lo stesso, anche questo mi piacerebbe. Anche con questo voglio fare una blusa camicetta più che blusa, ma questo è bellissimo anche un vestito. Questo è fantastico come vestito. Un vestito di quelli estivi, super vaporosi, lunghi, di quelli fluenti, fantastico, veramente io lo vedo fantastico per un vestito questo. Ovviamente è sempre da foderare, però si può fare tranquillamente come ti ho detto io con tutti i volant. Comunque la faremo insieme, ti farò vedere poi il tutorial per cui lo potrai rifare. Ultima stoffa di queste trasparenti è questa meraviglia. No, io non ho parole, guardate che meraviglia, boh. È con le rose e ha delle parti dorate cangianti che sono favolose, sono qualcosa di favoloso. Chiaramente anche questo è trasparente, questo ci sta bene un po' con tutto e questo sono indecisa, sì. Sono indecisa se farci un vestito, anche se a me di foderare non ne ho voglia di foderare, ecco, non ho voglia di foderare, odio foderare, devo dire la verità, quindi o faccio scandalo oppure purtroppo sono stoffe bellissime che però vanno foderate. E questa io avrei già il modello da fare, cioè me lo disegnerei io perché ce l'ho in mente. Comunque trovate dei modelli fantastici, salutate Ariel, anche sulle riviste, quindi se non andate a guardare, se non avete visto le mie recensioni sulle mie riviste, delle riviste di cartamodelli, andate a guardarle, perché le riviste dei cartamodelli che faccio io, non faccio solo vedere il modello, faccio vedere anche altro, ma comunque questo è un altro discorso. E poi ultime tre stoffe, non so quale farvi vedere per primo, perché queste sono con base pizzo, non lo so quale farvi vedere, perché io quando ho visto questo pacco l'ho aperto, un colpo al cuore mi è venuto, veramente ero così, una bambina a Natale. Io adoro le stoffe, adoro, perché poi comprare stoffe perché è bello per noi che cuciamo, perché ci stimola la creatività, perché tu guardando un tessuto stimola la creatività e quindi la parte destra del cervello, parte creativa del cervello, la parte destra, e questo ci permette di avere dell'entusiasmo, voglia di fare, ecco mi faccio questo, mi faccio quest'altro, quindi fa bene anche all'umore. Poi ce li possiamo cucire come vogliamo, quindi pensiamo al modello che ci starebbe bene piuttosto che un altro. Insomma, per fartela breve, ho preso questo pizzo così. Io posso anche stare zitta. Base rosa antico con rose, tutto pizzo rose, cioè ecco, io non lo so, non so come definirlo, non lo so. Questo sapete cosa sarebbe bello, te lo dico io, questo sarebbe bello, un completo da matrimonio, per andare a un matrimonio, tipo abito lungo con la parte così qua e poi stretto in vita. E poi tutto vaporoso, bellissimo. Oppure ci vedrei classica blusa, maglia blusa. Allora, è un cotone questo ed è un po' elasticizzato, ok? Quindi ci permette di fare qualcosa, non elasticizzato, ma neanche troppo rigida come stoffa. Poi lavandola
chiaramente risulterà ancora più morbida. Poi ci vedo, vabbè, io non parlo mai, parlo sempre di vestiti, però potremmo fare per esempio una sciarpa anche con questa. Magari puoi fare un completo e poi anche solo un paio di pantaloni, puoi fare dei pantaloni sempre foderandoli con una casacca magari tinta unita, oppure che sta bene con questo rosa antico, ad esempio, e puoi fare la sciarpa, una bella sciarpetta. Oppure con questa puoi fare anche uno scialle. Con questo puoi fare uno scialle, un bello scialle, bellissimo uno scialle per l'estate, elegantissimo per no, vabbè, non ho parole, veramente. E c'era anche rosa, se non sbaglio, c'è anche di altri colori, eh? C'è di tantissimi colori, è qualcosa di pazzesco, pazzesco veramente. Non vedo l'ora di confezionare e di farti un video per farti vedere tutto quello che farò. A breve lo farò, farò, le farò. È che ultimamente ho avuto veramente tantissimo da fare. Altro tessuto super fantastico che gli stavo facendo la corte da molto tempo è questo qui. Che cos'è? Minuto di silenzio, perché veramente questo è un cotone, 100% cotone, si sente, simile al lino, non è lino, non mi sembra lino, però è tipo lino, è un cotone tipo lino, quindi freschissimo per l'estate. E io questo ho già deciso. Con questo io mi faccio un vestito lungo, 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 siccome è molto lungo, l'alto, alto, io mi faccio un vestito di quelli con qua tutte le arricciature. Ho fatto dei video tutorial se vuoi andare a vedere come si fanno, e poi a vita alta, magari, ecco, un po' a vita alta oppure alla vita, e poi che scende tutto così con tutto questo ricamo con gli smerli nella parte terminale. Io credo di amarla questa stoffa veramente. E questo come starà bene? Pantaloni, la parte finale fatta così, gonnelline, mezza ruota. Fantastica, gonnellina a mezza ruota, favolosa, super chic, mi piace veramente tantissimo. Guardate che meraviglia! Anche una casacca potete fare con questo, con la parte, diciamo, terminale della casacca, sì, queste casacchine leggere, ecco. Per esempio, mia mamma le usa molto, queste magliettine che non sono elasticizzate, ma sono fatte in cotone, e con la parte terminale è fatta così, cioè è una delizia, secondo me, una delizia. Poi con la stoffa che vi rimane potete fare tante cose, come vi dico sempre. Ma adesso andiamo a vedere l'ultimo tessuto. L'ultimo tessuto è un tessuto super estivo, secondo me. Anche questo in cotone con il ricamo. Guardate che meraviglia! Te lo faccio vedere da vicino perché merita veramente tanto. È un tessuto di cotone leggerissimo. Il ricamo sia da una parte che dall'altra, ok? Quindi, se riesco a fartelo vedere, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Quindi, con questo cosa si può fare? Tutto, praticamente tutto, dai pantaloni che terminano così, al vestito per andare al mare. Immaginati un bel vestito dove la parte superiore è fatta così, mettiamo, ok? E la parte inferiore così. Io credo che mi farò un vestito anche da qui. Puoi fare un copricostume. Puoi fare, sì, un copricostume è bellissimo, proprio bellissimo. Un copricostume anche fatto così. C'è proprio il ricamo. Il ricamo. E questo non è stato fatto vedere in live, nella live che ha fatto Angelo, perché mi sembra di aver capito che se n'è dimenticato. Quindi lo presento io. La presento io. Poi che altro? Puoi fare una sciarpetta, puoi fare camicione, un bel camicione, veramente puoi sbizzarrirti veramente troppo. Comunque io con questo farò un vestito sempre. E siccome il tessuto è trasparente, allora per andare al mare non hai bisogno perché sotto è il costume, quindi tranquilla, non c'è problema. Ma per uscire, chiaramente bisogna mettersi magari vabbè, di sopra non c'è problema, però sotto poi potresti mettere per esempio una gonnellina. Si potrebbe anche comprare una gonnellina a parte oppure farcela noi con un tessuto elasticizzato in modo tale da indossare e poi indossare sopra l'abito. Ecco.
una cosa così. Ed è veramente fantastico, mi piace tantissimo. Abbiamo terminato questo video, ci tenevo tantissimo a fartelo, anche perché spero che anche con questi video di tenerti anche compagnia, perché poi, anche perché fare questi video per me è divertentissimo. Perché mi stimola la fantasia, perché poi ti do consigli su come fare con questa stoffa piuttosto che un'altra. Adoro veramente le stoffe e mi divertono tantissimo comunque questi video e spero infatti di averti anche tenuto compagnia. Mi raccomando, vai da Yaya Tessuti nel link che ti lascio qua sotto. Contattali nel caso in cui hai bisogno di aiuto, hai bisogno di consigli. Hai bisogno di consiglio, per esempio, un abito, devi farti un abito, un pantalone o altre cose e digli che ti ho mandato io. Ricordati che ti ho mandato io. Un bacione, grande, grande, grande e spero che il video ti sia piaciuto e ti abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video e ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e al prossimo video.